Buongiorno a tutti, dal Milan Insta Park siamo qui a registrare l'analisi partita di Udinese-Milan. Prima di passare all'analisi completa, vi mostro gli ultimi risultati dell'Udinese e gli ultimi risultati del Milan. Dopo avervi mostrato gli ultimi risultati dell'Udinese e quelli del Milan, vediamo che l'Udinese viene dalla sconfitta 1-0 e il Milan la sconfitta per 2-1 in casa contro il Napoli. Quindi in partita penso combattuti che tutti vogliono far bene dopo due sconfitte, cioè una sconfitta dell'Udinese e una sconfitta del Milan. Vogliono far bene a ottenere i punti, soprattutto l'Udinese che giocherà in casa davanti al suo pubblico, quindi cercherà di non deludere ai propri tifosi. Il Milan si vuole rifare dopo la sfortunata sconfitta contro il Napoli, che per me magari meritava pure un pareggio. Infatti, che vuol dire, Milan che probabilmente potrà contare sul nuovo arrivato Deulofeu in settimana, questo giovane attaccante più che prima punta ala, quindi potrebbe fare passare Suso, Niang. In queste ultime ore è proposto uno scambio con Genoa, con Ocampo, quindi probabilmente ci sarà un addio di Niang. Vediamo quello che succede, perché Niang a quanto sembra non vuole ritornare a Genoa. Il video finisce qui, vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al mio canale, commentate, seguitemi sulla mia pagina Facebook, Instagram e il canale Telegram. Grazie a tutti, al prossimo video.